Ma buongiorno farinosi e farinose, bentornati sul mio canale. Guardate un po' che cosa c'è qui sotto, guardate un po' che cosa c'è qui sotto. C'è un meraviglioso pandoro al cioccolato, tutto nero, pieno di blocchi di cioccolato fondente. Una cosa, vabbè, lo devo ancora assaggiare, ma già lo conosco perché l'ho già fatto un sacco di volte. È il pandoro preferito del mio orso, che adora le ricette lordolone e cioccolatose, e lo stiamo per realizzare insieme. Solo due parole prima di iniziare a mettere le mani in pasta. Sul mio canale è uscito un video di consigli preliminari che servono proprio per sfornare questo meraviglioso pandoro al cioccolato. Lo trovate qui sotto in descrizione. Guardatelo, mi raccomando, soprattutto se non avete mai fatto un grande lievitato, se siete alle prime armi. Se invece siete esperti, avete già fatto un sacco di volte pandori e panettoni, sapete come si prepara il lievito madre e tutto il resto, potete proseguire con la visione di questo video senza guardare quello con i consigli preliminari. Fate un po' voi. Non mi voglio perdere in chiacchiere perché tutti i consigli ve li ho già dati in quel video lì, quello dei consigli preliminari, appunto. Quindi direi che possiamo immediatamente iniziare a mettere le mani in pasta. Ve lo faccio rivedere? Ve lo faccio rivedere? Per sfornare questo meraviglioso e gudurioso e lordolone, come dice il mio orso, pandoro al cioccolato. Per preparare questo pandoro occorrono 2 giorni di lavoro complessivi. Giorno 1, ci svegliamo presto la mattina alle 8, iniziamo a rinfrescare il nostro lievito madre, lasciamolo raddoppiare a temperatura ambiente. Alle 12 facciamo un secondo rinfresco al nostro lievito madre e lasciamolo sempre raddoppiare a temperatura ambiente. Alle 16 facciamo il terzo rinfresco al nostro lievito madre, questa volta mettiamolo nel forno con la lucina perché dovrà triplicare in 4 ore più o meno. Al termine delle 4 ore, se il nostro lievito sarà triplicato, vorrà dire che sarà pronto per l'impasto e potremo procedere con la ricetta. Se invece non sarà pronto, se non sarà triplicato, dovremo ripetere la procedura il giorno dopo. Ecco, questo è molto importante. Alle 4 di pomeriggio, dopo aver fatto il terzo rinfresco al nostro lievito madre, facciamo anche altre cose. Tiriamo fuori dal frigo il burro, così diventerà pomata e sarà abbastanza morbido per essere inserito nell'impasto. Inseriamo invece in frigorifero tutti gli ingredienti che ci occorrono per l'impasto, così saranno freddini di frigo, e anche il cestello, il gancio e la foglia della planetaria, così saranno belli freddi e tutto ciò ci permetterà di non far surriscaldare l'impasto. Parlo velocemente perché tutti questi consigli ve li ho già dati in altri tutorial, quindi oggi non voglio essere troppo prolissa. Allora ci vediamo qui tutti pronti alle 8 con il lievito rinfrescato 3 volte, con tutti gli ingredienti già pesati e con il cestello della planetaria freddo e il burro a pomata, pronti per iniziare il primo impasto. Ecco qui tutti quanti gli ingredienti che ci occorrono per il primo impasto. Anche degli ingredienti, esattamente di tutti gli ingredienti che ho scelto io, anche le marche che ho comprato al supermercato, ve li ho fatti vedere nel video contenente i consigli preliminari. Quindi se avete dubbi su quale burro scegliere, su quale farina, eccetera, eccetera, trovate tutto lì, andatelo a guardare. Sta qui sotto in info box, mi raccomando. Per il primo impasto ci serviranno 270 g di farina con una forza più o meno di W350, ok? Cercate questo parametro sui sacchetti della farina. Poi ci serviranno 3 uova medie, 100 g di burro a pomata morbido, 100 g di zucchero e 70 grammi di lievito madre rinfrescato 3 volte. Si può iniziare l'impasto solo se sarà triplicato di volume in 4 ore. Mi raccomando, questo è fondamentale. Se non possedete pasta madre solida, trovate la conversione qui sotto in descrizione. Eccolo qui, il lievito madre, ve lo faccio vedere, è triplicato di volume decisamente e quindi sono pronta per iniziare la ricetta. Cominciamo montando la foglia sull'impastatrice, mettiamo nel cestello le 3 uova, lo zucchero, il lievito madre a pezzi. E cominciamo a sciogliere bene il lievito madre. Mentre l'impastatrice gira, inseriamo a poco la farina. Piano piano. Ecco qui, l'ho inserita tutta. Adesso togliamo la foglia e inseriamo il gancio. Prima di ricominciare con una palettina, vi consiglio di staccare un po' di, pure con un cucchiaio, vi consiglio di staccare un po' l'impasto dalle pareti, così aiuteremo un po', il gancio ad acchiapparlo bene.
ecco qua. Adesso lasciamo lavorare l'impastatrice e facciamo incordare bene l'impasto. Ecco il timer, perché nel frattempo io non mi faccio mancare niente. Mentre registro i tutorial, sto anche cuocendo il pane nel forno. Mi raccomando, non dovete avere fretta, se aspettate bene che l'impasto sia incordato, poi inserire il burro sarà davvero facile. Se invece adesso andate ad inserire il burro velocemente, l'impasto diventerà una bella crema pasticcera e sarà più difficile poi riprenderlo. Quindi adesso bisogna avere pazienza, fatelo incordare. Eccolo qui, è quasi incordato, c'è ancora una parte attaccata sul fondo, ma comunque si sta arrampicando. Quindi possiamo iniziare ad inserire il burro. Un paio di pezzetti alla volta, lasciamo cadere i primi pezzetti, appena saranno ben assorbiti e scompariranno dalla nostra vista, aggiungiamo i pezzetti successivi. Quando avremo inserito tutto il burro, lasciamo lavorare l'impastatrice finché l'impasto non sarà perfettamente incordato, staccandosi dalle pareti del cestello. E se l'incordatura va per le lunghe, ogni tanto controlliamo la temperatura dell'impasto con un termometro. Non dovrà superare i 24 gradi, mi raccomando. Quasi pronto. Mentre l'impasto incorda, io nel frattempo ho sfornato il pane. Eccolo qui. Ok, ed eccolo pronto. Adesso imburriamo il piano di lavoro, imburriamoci anche le mani, rovesciamo l'impasto sul piano. Facciamo qualche piega, poi formiamo una palla, e inseriamola in un contenitore, anche lui imburrato. La cosa importante è che abbia le pareti dritte, perpendicolari al piano e che possa ospitare 3 volte il volume del nostro impasto. Cerchiamo di individuare a che altezza arriva l'impasto e mettiamoci un elastichino, oppure facciamo un segnetto con il pennarello, con un pezzetto di scotch. Ecco qua. Una volta posizionato l'elastico, copriamo il nostro impasto e mettiamolo a lievitare al calduccio. Adesso ripuliamo tutto il casino che abbiamo fatto e andiamocene a dormire. Ci vediamo domani per proseguire la ricetta. Potremo andare avanti con il secondo impasto solo quando il primo sarà triplicato di volume. Mi raccomando, questa cosa è fondamentale. Non facciamo il secondo impasto prima, altrimenti non lieviterà più, ok? Quindi io lo metterò a lievitare nel forno con la lucina accesa. Se avete una camera di lievitazione, ancora meglio, la potete impostare sui 27-28 gradi. E se non avete né uno né l'altro, come dovete fare? Trovate un tutorial sul mio canale dove vi ho spiegato per filo e per segno tutta questa storia delle temperature per quanto riguarda le lievitazioni dei grandi lievitati, quindi andatelo a vedere. Ve lo lascio sempre qui sotto in info box. E adesso buonanotte e ci vediamo domani. Ma buongiorno, ben trovati. Avete passato una bella notte oppure eravate in pensiero per il vostro impasto nel forno? Allora, io qui ho già preparato tutti quanti gli ingredienti che ci serviranno per il secondo impasto e ve li mostro subito. 40 g di farina, la stessa che abbiamo utilizzato ieri per il primo impasto. Poi, aspettate che non si vede, eccoli qui. 30 g di cacao amaro, 120 g di burro, sempre lo stesso che avete utilizzato ieri, 3 tuorli di uova medie, 50 g di latte, 55 g di zucchero, un pizzicotto di sale, un cucchiaino di miele, un cucchiaio di rum, un cucchiaino di estratto di vaniglia, eccolo qui, si vede poco, ma questo qui è un cucchiaino di estratto di vaniglia, e per finire 130 g di cioccolato fondente in scaglie. Potete anche utilizzare le gocce di cioccolato fondente. Io vi consiglio di utilizzare quei bei blocconi di cioccolato fondente e di tagliarli con il coltello, così avranno i pezzi saranno irregolari, uno piccolo, uno grande, e sarà più gustoso mordere la fetta di pandoro. Come ci dobbiamo organizzare quindi nel nostro secondo giorno di preparazione di questo pandoro? Quando ci alziamo andiamo subito a controllare a che punto è la lievitazione. Prima che questa lievitazione sia ultimata, dobbiamo fare soltanto due cose: tirare fuori il burro in modo che sia appomata quando lo inseriremo nell'impasto, quindi appena ci alziamo, se l'impasto è quasi pronto, tiriamo subito fuori il burro dal frigo, e poi prepariamo il cioccolato fondente e mettiamolo nel freezer, così sarà bello freddo e non si scioglierà immediatamente quando lo andremo
andremo ad inserire nell'impasto. E basta, poi le altre cose, come per il primo, vi consiglio di tenere gli ingredienti in frigorifero, così saranno freddi, e di mettere nel frigo anche il cestello, il gancio e la foglia della planetaria. Appena il primo impasto sarà triplicato, potremo procedere con il secondo. Eccomi tornata con l'impasto triplicato, guardate qui. Ci sono anche le bollicine. Ok, lo faccio vedere anche davanti così vi faccio vedere bene quanto è cresciuto. Quindi, quando il primo impasto sarà triplicato di volume, procediamo così. Mettiamolo coperto, come stava, togliamolo dal posto caldo dov'era e mettiamolo in frigorifero per 30 minuti. Non possiamo iniziare il secondo impasto con l'impasto bollente, altrimenti si surriscalderà subito. Quindi, questo qui lo mettiamo in frigo per 30 minuti e nel frattempo pesiamo bene tutti quanti gli ingredienti, quelli che vi ho fatto vedere poco fa, e poi facciamo alcune cosine. Allora andiamo a mettere lo zucchero nei tuorli, andiamoli a sbattere leggermente con la forchetta. In un'altra ciotolina lavoriamo il burro con il sale e mettiamo da parte. Uniamo anche la farina con il cacao, così dovremo fare meno passaggi nell'inserimento degli ingredienti. Quando saranno trascorsi i 30 minuti che vi ho detto per far raffreddare l'impasto, riprendiamo l'impastatrice e montiamo il cestello con la foglia. Quindi prendiamoli dal frigo dove li avevamo messi per farli raffreddare e montiamoli. Ok, quando l'impasto sarà freddo procediamo. Versiamolo, aggiungiamo il miele, la farina e il cacao. Iniziamo a far girare la planetaria con la foglia, piano piano, inserendo il latte a filo. Aggiungiamo anche a piccole cucchiaiate le uova con lo zucchero, poche per volta. Facciamole amalgamare bene e poi aggiungiamo anche se sto usando una forchetta, aggiungiamo la cucchiaiata successiva. Piano piano, non c'è fretta. Il secondo impasto è sempre più difficile del primo, quindi piano piano cerchiamo di curare tutti i passaggi. Quando le avremo inserite tutte, fermiamo l'impastatrice, togliamo la foglia e inseriamo il gancio. Adesso riprendiamo a lavorare l'impasto e facciamolo incordare bene. Come vi ho detto prima, questo qui è un momento cruciale. Facciamolo incordare prima di inserire il burro, altrimenti non ce la faremo poi ad inserirlo e il nostro impasto si spappardellerà. Se occorre, ogni tanto fermate l'impastatrice, con una spatolina andate a staccare l'impasto sui bordi. Se va per le lunghe, come vi ho detto prima, fate delle pause, anche mettendo l'impasto in frigorifero per farlo raffreddare. E se avete un termometro, ogni tanto controllate la temperatura dell'impasto, che non dovrà mai superare i 24 gradi, mi raccomando. Allora, come vedete, non è ancora perfettamente incordato, però è a buon punto. Adesso possiamo già iniziare ad inserire a piccoli pezzi il burro. Quindi, un pezzetto per volta, come abbiamo fatto prima, inseriamo il burro. Quando avremo inserito tutto il burro, lasciamo lavorare l'impastatrice finché l'impasto non sarà perfettamente incordato. Come ultima cosa, inseriamo a filo il rum, piano piano. E l'essenza di vaniglia. Eccolo qua. Che ne dite? La facciamo la prova velo? Vediamo se fa il velo questo impasto. La vedete? Si vede? Non so se riesco a fare. Eccola qua. Ah, che bello! Col fatto che è nero, si disegna bene la maglia del glutine. Guardate che bella che è. Va bene, manca ancora una cosa però. Mancano le scaglie di cioccolato fondente. Andiamole ad aggiungere soltanto adesso, riprendendole dal freezer e rovesciandole nell'impasto, fredde fredde. E poi andiamo a fare qualche piega all'impasto per farle incorporare. Qualche pieghina giusto per distribuire bene le gocce di cioccolato, così non saranno tutte quante nello stesso punto. Che bello, è un piacere toccarlo questo impasto, è di una morbidezza pazzesca.
Ok, arrotondiamolo appena e adesso lasciamolo puntare all'aria per 30 minuti, proprio così com'è, senza coprirlo. Mentre l'impasto riposa, prepariamo lo stampo imburrandolo con cura. Per le dosi che vi ho dato oggi ci occorre uno stampo da 1 kg, però se avete degli stampi diversi, più piccoli, non preoccupatevi. Arrivati a questo punto potete pesare il vostro impasto e mettere all'interno dello stampo la quantità corretta. Quello che avanza lo potete mettere in un pilottino più piccolo e farete un pandoro e un pandorino, oppure un pandoro e un panettoncino. Quanto impasto va negli stampi, come capire la capienza degli stampi, ve l'ho già spiegato abbondantemente in altri tutorial che vi lascio qui sotto in descrizione, quindi non mi dilungherò oggi. Quando sarà trascorso il tempo di riposo, con le mani belle imburrate, andiamo a pirlare il nostro impasto. Quindi facciamolo ruotare in questo modo. Ecco qua. Dopo averlo pirlato, andiamolo a mettere all'interno dello stampo. La parte bella dovrà stare sopra, quindi lo dovremo capovolgere, ok? Quindi solleviamolo, schiacciamo bene la parte sotto e andiamolo a capovolgere all'interno del nostro stampo. Pizzichiamo il culetto del nostro pandoro e andiamolo a chiudere come se fosse un fagottino, così, ok? Chiudiamolo bene, bene, bene. E adesso è pronto per fare la sua seconda lievitazione. Quindi copriamolo. E lasciamolo al calduccio, rimettiamolo nello stesso posto dove ha fatto la sua prima lievitazione. Vi ricordo rapidamente che se cercate uno stampo per pandoro come il mio, le cuffiette da doccia, il piano in acciaio, tutte le cose che mi vedete utilizzare all'interno dei video, le potete trovare nella mia vetrina di Amazon. Il link della vetrina è sempre nella descrizione sotto i video, quindi anche qui sotto. Ok, detto questo, lasciamo lievitare il nostro pandoro. Quando arriverà al bordo dello stampo, saremo pronti per la cottura. Eccomi tornata, il mio pandoro è lievitato e pronto per la cottura. Eccolo qui. Sarà pronto per andare in forno quando raggiungerà il bordo dello stampo. Per la cottura procediamo così. Iniziamo a riscaldare bene il forno a 200 gradi, poi dopo quando inforneremo il nostro pandoro lo abbasseremo a 150. Quindi la prima cosa da fare, accendiamo il forno a 200 gradi, lasciamolo scaldare bene. Inseriamo all'interno del forno anche la griglia nel ripiano più basso, il primo a partire dal basso. È lì che appoggeremo il nostro pandoro. Lo dobbiamo appoggiare molto in basso perché altrimenti con la cupola rischierà di toccare la resistenza superiore. Quindi accendiamo il forno a 200 gradi, con il calore solo da sotto in modalità statica. Lasciamolo scaldare bene e non appena sarà caldo, inforniamo il nostro pandoro nel primo ripiano a partire dal basso a 150 gradi, quindi abbassiamo il forno a 150. Lasciamolo cuocere all'incirca per 45-50 minuti. Dico all'incirca perché i forni sono tutti diversi e dovete sempre adeguare le temperature che vi dico io al forno di casa vostra. Il modo migliore per capire quando sfornare il vostro pandoro è utilizzare un termometro a sonda, un termometro come questo che abbia un sondino, eccolo qua, da infilare all'interno del cuore del pandoro. Passati 40 minuti, velocemente aprite il forno, inserite il sondino all'interno del cuore del pandoro e da fuori cominciate a monitorare la temperatura. Non appena la temperatura del pandoro raggiunge i 94 gradi, vorrà dire che il pandoro è cotto e lo potete sfornare. Se non possedete un termometro a sonda, trascorsi più o meno 45-50 minuti, fate la prova a stecchino e tirate fuori il pandoro dal forno. Se durante la cottura la cupola si dovesse colorare troppo, potete aprire il forno e coprirla con un foglio di carta di alluminio. Però mi raccomando, non aprite mai il forno prima che siano trascorsi almeno 35-40 minuti di cottura. E mi rivolgo soprattutto alle persone che hanno un forno che funziona soltanto in modalità ventilata, oppure un forno che funziona soltanto in modalità sopra sotto. Per voi è più facile che possa un po' scurirsi la parte superiore del pandoro, quindi fate attenzione e in caso, se dovesse succedere, copritelo con un foglio di carta di alluminio. E detto questo, il mio forno è caldo, procedo con la cottura e mi siedo davanti al forno per gustare la magia che si compie. Ed ecco qui il mio pandoro appena sfornato. Purtroppo è collassato nel centro quando ho aperto il forno per infilare il termometro a sonda. Ho aperto il forno, ho infilato il termometro e poi davanti al forno mi sono vista crollare la cupola del mio pandoro che era bella cresciuta e si è tutta riabbassata. Non vi dico le belle parole
che ho pronunciato in quel momento. Va bene, comunque, a parte questo, spero che all'interno non ci siano problemi. Comunque, come procedere dopo aver sfornato il pandoro? Lo dobbiamo coprire e lasciar raffreddare completamente coperto in questa posizione. Quando sarà freddo lo potremo capovolgere. Generalmente si arriva a cuocere il pandoro alla fine del secondo giorno, infatti anche qui a casa mia è sera e per la seconda volta vi auguro buonanotte. Io lascerò raffreddare il pandoro coperto tutta la notte e domani mattina lo scoprirò, lo andrò a capovolgere e a togliere dallo stampo. Quindi buonanotte di nuovo e ci vediamo domani. Vi do il buongiorno per la seconda volta. Eccomi qui con la vocina da sonno. Mi sono appena alzata e sono pronta per capovolgere il mio pandoro e vedere com'è all'interno. Ma prima voglio un attimo analizzare quello che è successo, perché si è formata questa fossa centrale, perché potrebbe capitare anche a voi, quindi analizzare un attimo il problema potrebbe essere utile per chi guarda questo video. Come vi avevo detto, come si fa la cottura? Bisogna scaldare bene il forno a 200 gradi, poi abbassarla a 150 quando si inserisce all'interno il pandoro e poi mi sono raccomandata di non aprire il forno prima che siano passati 40 minuti. Che bisogno c'è di aprire il forno mentre il pandoro sta cuocendo? Per inserire il sondino del termometro oppure per coprirlo perché si sta colorando troppo? Per nessun altro motivo al mondo dovete aprire il forno. Se si apre il forno quando il pandoro è ancora crudo, succede proprio questo che crolla al centro. Quando io ho aperto il forno e ho infilato il sondino, mi sono resa conto che la temperatura al cuore del pandoro era ancora molto molto bassa, quindi vuol dire che all'interno era ancora crudo. Questo è successo probabilmente perché io quando ho infilato il pandoro nel forno non era abbastanza caldo, quindi io quando l'ho inserito evidentemente il forno era ancora freddo, non si era scaldato abbastanza. Quando ho aperto il forno quindi il mio pandoro era ancora indietro di cottura ed è successo quello che avete visto. Se io avessi fatto scaldare molto bene il forno prima di inserire il pandoro, invece, come faccio sempre quando lo apro per inserire il sondino, sarebbe rimasta la cupola bella alta e non sarebbe collassata. Ecco, ok, detto questo, capovolgiamolo, vediamo come è avvenuto perché sono troppo troppo curiosa. E speriamo che quella fossa sopra, la fossa delle Marianne, non abbia creato qualche problema all'interno. Zan 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 zan. Vediamo un po'. Oh là là, meno male che la cottura è venuta perfetta. Eccolo qui. Adesso per completare l'opera manca solo un po' di zucchero a velo. E il mio pandoro al cioccolato è pronto. Non potete capire che profumo c'è dentro casa. Questa mattina mi sono svegliata con un profumo di cioccolato che veniva dalla cucina, che è una cosa proprio proprio strepitosa. Ed eccolo pronto finalmente, eccolo pronto. E adesso che cosa facciamo? Lo tagliamo per vedere com'è all'interno? No, no, dovete resistere, dovete assolutamente resistere, lo dovete imbustare, dovete aspettare almeno 24, sarebbe meglio 48 ore, perché sarà più saporito, più umido, più buono, più dolce, più tutto. Quindi dovete aspettare, mi raccomando. Voi dovete aspettare, voi aspettate, io secondo voi adesso non lo apro. Adesso ne taglio subito una fetta perché voglio vedere com'è all'interno, se la fossa delle Marianne ci ha rotto le scatole oppure se è venuto bene lo stesso. Quindi adesso io lo apro, ma voi aspettate, non lo aprite il vostro, mi raccomando, dovete aspettare, altrimenti è più buono il giorno dopo. Aspettate. Polly, tu che dici, lo apro? Ecco, ha detto di sì, l'ha detto Polly. Affondiamo il coltello in questa meraviglia. Vediamo un po'. Andiamo a scoprire insieme. Mamma, che bello! Che beh, no, vabbè, la fossa delle Marianne non ha rotto le scatole poi così tanto. La fetta mi sembra molto, molto, molto bella. Va bene, prima di assaggiare devo fare almeno 2 miliardi di foto. Quindi adesso faccio 2 miliardi di foto e poi torno qui così lo assaggiamo insieme. Va bene, adesso andiamo a scoprire la burrosità. Va bene, ok. Buono, burroso, cioccolatone, lordolone. Madonna, che buono! Se amate il cioccolato, questo pandoro almeno una volta nella vita lo dovete provare. Quindi vi saluto anche oggi con la bocca piena e mi sa proprio di sì, eh! Ho
anzi, visto che è una ricetta seria, adesso appoggio qui la mia fetta. Tra poco la userò per fare una meravigliosa colazione insieme al mio orzo. E vi saluto con la bocca vuota per una volta tanto. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Lo lascerò, come tutte le altre ricette, sul mio canale nella sua playlist, perché tutte le ricette sono divise in playlist. Trovate questa ricetta nella playlist Grandi Lievitati, Ricette e Tutorial. E lo trovate anche nella playlist Ricette Natalizie. In quelle playlist trovate tutto quello che occorre. Nella playlist Grandi Lievitati, Ricette e Tutorial ci sono tante ricette per fare il pandoro, con e senza la planetaria, il finto pandoro per i principianti, il pandoro pignataro che è quello più difficile, il pandoro babà, ce ne sono veramente per tutti i gusti. Se siete team panettone, trovate anche un sacco di ricette per fare il panettone e tutti i tutorial che vi aiuteranno per riuscire a sfornarli. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per essere sempre aggiornati su tutti i miei video e se preparerete il mio pandoro al cioccolato, venite a postare le vostre fotografie nel gruppo Facebook Lievito Madre Consigli e Ricette, oppure menzionatemi nelle vostre storie di Instagram così potrò vedere tutti i vostri pandori. Mi trovate su Instagram e su Facebook come Tu Valentina. Per oggi è tutto, vado a fare una meravigliosa prima colazione e ci vediamo al prossimo video. Buon pandoro a tutti!